Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi si parla di fotografia. Mi è capitato tra le mani questo oggetto. Forse alcuni di voi a prima vista neanche sapranno cos'è. Sto parlando di una vera e propria Polaroid. Questa l'ho comprata da un rivenditore privato semplicemente per curiosità, per piacere di avercela e poi rivenderla. Però ero veramente incuriosito dal voler possedere una Polaroid, almeno vedere com'è, perché poi in realtà non l'ho neanche provata, perché 20 euro per 8 fotografie mi sembrano veramente qualcosa di esorbitante, il che avrebbe anche azzerato il mio guadagno. Quindi, visto che ce l'ho tra le mani e visto che la fotografia comunque è una mia passione, ho detto perché non farne un video e soprattutto perché non farvi vedere da cosa siamo partiti a cosa siamo arrivati. Praticamente io ho due fotocamere in mano, con due risoluzioni palesemente diverse e con due dimensioni ancora più differenti. Quindi perché? Qual è il motivo che mi spinge ad appassionarmi alla fotografia? Perché fotografia significa progresso, un progresso che però si realizza con l'impressione su un foglio di carta, su una carta fotografica di un'immagine, un'immagine che resterà per sempre ai posteri, resterà per chiunque poi la vorrà vedere. Purtroppo adesso c'è questa cosa della tecnologia che avanza, SD, memory card, Facebook, Instagram, poi però tutto va via, quindi io le foto le stampo, bisogna stampare le foto perché poi non resterà più nulla più in là. Anche perché la fotografia, ragazzi, è nata come una foto su carta stampata per essere vista, per essere mandata ai posteri, e infatti questa fotocamera, la Polaroid come azienda in generale, ha fatto il suo successo proprio per il suo modo di far approcciare la gente alla fotografia. Questa in particolare è una Polaroid Close Up 636, eccola qui, magari qualcuno la riconosce una volta aperta. Questa tipologia di Polaroid, le Close Up, erano veramente le più basilari, le più semplici, le più pratiche Polaroid che appunto l'azienda produsse. A quell'epoca, l'epoca di questa fotocamera, intendo 96, quindi neanche troppo in là, stiamo parlando di 20 anni fa, quindi neanche tanto, c'erano due tipologie di fotografia: la fotografia sul rullino, che poi doveva essere sviluppata, insomma si facevano le foto, si doveva andare in un studio fotografico, bisognava farle sviluppare, era veramente un processo lungo, e poi l'istantanea grazie a Polaroid, che ha inventato questo, cioè non è che ha inventato, ha riprodotto un metodo inventato nei inizi del Novecento, 1920 e qualcosa, e l'ha portato su delle macchine di per sé molto compatte all'epoca. Il mio cane abbaia. Dicevo, fotocamere molto compatte per l'epoca, perché fate conto che questa fotocamera scattava fotografie, aveva un flash e, aprendo qui, si potevano inserire anche i fogli sul quale poi veniva impressa la luce, quindi di conseguenza i colori, che poi uscivano in 60 secondi, si aveva una foto, non si doveva andare in studio, non si doveva sviluppare un rullino, e questo era veramente un metodo rivoluzionario per quanto riguarda la fotografia dell'epoca. Però come funzionavano le Polaroid? Io la prima cosa che ho fatto quando ho comprato questa fotocamera a quello che me l'ha venduto, ho detto: ma come si accende? Perché effettivamente, non avendolo mai tenuta in mano, uno dice: vabbè, sarà come una normale fotocamera, gli si infileranno magari le batterie stilo e poi si accenderà. E invece no, le Polaroid erano un po' diverse. Siccome dentro hanno dei rulli, dei materiali, degli ingranaggi che si possono ossidare con le batterie, e praticamente quando andate a comprare i fogli che poi escono impressionati con la luce, quindi con la fotografia, comprate anche le batterie, perché praticamente c'è questa specie di scatolina che magari vi metto qui da qualche parte, che contiene due piccole batterie che vanno ad inserirsi all'interno di appunto questo sportello, e quindi ad accendere la fotocamera. Una volta inserita appunto la carta fotografica all'interno, lei si accenderà, farà i suoi movimenti e sputerà fuori il primo foglio, che va a proteggere tutti gli altri al di sotto, che poi in realtà sono quelli che vengono utilizzati per la fotografia. Quindi questa fotocamera, se al giorno d'oggi non spendete 20 euro per 8 fotografie, non potete nemmeno accenderla. Ma stiamo parlando di una fotocamera che ha iniziato la sua produzione nel 96. Nel 96 questa era veramente qualcosa di fantastico. Fate conto che addirittura la lente è in plastica, quindi i materiali di cui sono state fatte le Polaroid non erano di per sé costosi, importanti, insomma, erano veramente materiali alla portata di tutti. Che poi, vabbè, la Polaroid è stata presa come simbolo di chi vuole farsi le foto con i filtri di Instagram, ma quello è un altro, quella è un'altra storia. Guardate, qui c'è anche una doppia lente, sempre in plastica, perché veramente questa era la filosofia dell'azienda, appunto, aveva le lenti in questo materiale abbastanza economico. C'è anche il flash, e questo per dirvi che la tecnologia fa veramente passi da gigante. In 20 anni siamo arrivati da un mattone che pesa
un chilo, quasi un chilo, a una action cam, eccola qui, che peserà quanto? 200 grammi, e fa foto 14.000, 1.000 volte meglio di una Polaroid, che di per sé faceva foto anche brutte, ma era quella foto brutta, ingiallita, tendente al blu, che piaceva, che dava quel senso di retro, di vintage, che faceva appunto appassionare anche chi di fotografie probabilmente non ne capiva nulla, ma voleva comunque avere un ricordo tangibile subito di una fotografia. Io quindi sono arrivato alla conclusione di questo video un po' nostalgico per dirvi cosa? Che vi invito a stampare le fotografie, proprio per quale motivo? Perché a me capita, per esempio, che io per fortuna vengo dall'epoca delle fotografie, delle macchine fotografiche a rullino, e trovo scatoloni dove all'interno ci sono le mie foto da piccola, ed è bellissimo rivederle, foto mie, foto dei miei parenti, foto dei miei amici. È veramente una cosa, un bel ricordo avercelo. Ora che postiamo tutto su Facebook, sui social, eccetera, dopo un giorno quella foto non ha più valore, anche perché viene scattata con più superficialità. E il mio invito quindi è: se vi piace la fotografia, ma anche se non vi piace, se volete avere un ricordo quando poi passeranno gli anni e appunto questi social magari neanche più si useranno, perché prima o poi diventeremo grandi, sarà bello avere un ricordo su carta di quello che, di quelli che erano stati quegli anni. Quindi secondo me una cosa giusta è stampare le foto impressionando quel momento su una carta, esattamente come faceva questa Polaroid 20 anni fa.